Grazie Presidente. Allora, questo intervento vuole essere un intervento sul metodo di lavoro, perché ho sentito qualche mio collega che, anziché entrare nel merito della proposta, ci ha bacchettati su come lavoriamo. E allora mi corre l'obbligo di fare delle precisazioni. Allora, la delibera è stata presentata, protocollata e ovviamente discussa in commissione. Più volte, come ricordavo io e come ricordava la Presidente Vivarelli, quindi con tutti i consiglieri sia della Commissione Urbanistica che della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative presenti, nelle quali ci sono sia i membri di maggioranza che i membri di opposizione. Nell'ultima commissione sul tema, che risale al 29 luglio, seduta in cui abbiamo espresso parere sulla delibera così come è previsto dal regolamento, le due presidenti di commissioni si sono premurate di portare in commissione uno schema, che visto che siamo qui in diretta faccio vedere a tutti, con la delibera protocollata e a fianco la delibera con tutte le proposte in rosso, quindi non era neanche difficile seguire le proposte, quindi da luglio avete questo schema che poi si è tradotto in emendamenti e l'abbiamo fatto tutto questo lavoro, mica per facilitare il lavoro che potevamo fare io e la Vivarelli vedendoci a casa davanti a un tè, ma per stimolare proprio le proposte che adesso ci vengono a fare qui i consiglieri di opposizione in aula. Allora io voglio capire qual è il metodo giusto per coinvolgere le opposizioni, perché lo facciamo in commissione, lavoriamo, vi portiamo la pappa pronta e neanche con la pappa pronta ci date le volte proposte e venite qui a farci pure la ramanzina. Questo sinceramente io non lo posso accettare, e siccome quello che noi facciamo anche in commissione è riportato a verbale, io ho qui il foglio che dopo la commissione abbiamo mandato al segretariato con l'espressione di parere delle due commissioni congiunte sulla delibera e sul lavoro che è stato fatto. Allora vi leggo i presenti. Il 29 luglio nella commissione congiunta che ha espresso parere non c'era la consigliera Celli che è membro di patrimonio, non c'era il consigliere Politi che è membro di patrimonio, non c'era il consigliere De Priamo che è membro di urbanistica, non c'era il consigliere Pelonzi che è membro di urbanistica, c'era la consigliera Grancio che infatti ha fatto le sue osservazioni che sono state accolte dalla commissione e troverà infatti un emendamento che recepisce l'osservazione che fece in quella sede la consigliera Grancio. Quindi durante le commissioni, che sono le sedi deputate a svolgere il lavoro, le opposizioni erano assenti e non hanno avanzato nessuna proposta. E ancora di più voglio aggiungere un'altra cosa, che il regolamento regionale sull'housing è del 2012. Regolamento regionale sull'housing sociale è del 2012. Allora sentirmi dire che sono passati 3 anni e questa amministrazione non ha fatto nulla e aspettiamo ora per proporre delle linee di indirizzo sulla gestione, sul controllo. Per carità, ci avremmo messo anche tanto, ma siccome il regolamento regionale del 2012, e forse se lo avete studiato, quel regolamento prevedeva che annualmente ogni comune consegnasse alla regione il registro degli immobili sull'housing, io voglio capire che avete fatto dal 2012 fino a quando c'eravamo noi? L'avete fatto il registro? L'avete consegnato alla regione? Avete detto ai cittadini che in ogni municipio c'erano degli immobili a cui potevano accedere avendo dei requisiti, magari pagando un canone di locazione calmierato e non un canone al libero mercato che, come sappiamo, a Roma spesso in alcune zone schizza a livelli vertiginosi, anche magari non sempre con contratti registrati? L'avete fatto? Allora, sinceramente, io tutte le accuse che ho sentito qui, che ci hanno detto che non lavoriamo bene, ma io voglio vedere, sfido, vado a leggere i verbali che si facevano nelle precedenti consigliature, come si lavorava in queste fantastiche commissioni. Allora, ritorniamo sul tema e nel merito, visto che
Io l'avevo già detto quando ho illustrato la delibera, proprio perché non volevamo mancare questa occasione e quindi volevamo consegnare alla Giunta e agli uffici delle indicazioni il più precise e puntuali possibili, ci siamo messi lì con l'aiuto degli uffici, con l'aiuto dell'assessorato, a fare delle proposte che abbiamo, come ho detto prima, condiviso anche con le opposizioni, proprio per fare in modo che, pur essendo questa una delibera di indirizzo, già segnasse una strada precisa, ok, dalla quale gli uffici non possono uscire. Il perimetro è già ben delineato, lo devono soltanto attuare, e mi sembra che dare 60 giorni di tempo agli uffici per pubblicare un registro che dal 2012 nessuno si era sognato neanche di fare, non di pubblicare, neanche di fare, ok? Non credo che sia proprio definibile una delibera che non dà indirizzi e lascia tutto nel vago. Poi, se adesso, magari visto che non l'avete fatto a luglio, vi studiate gli emendamenti che abbiamo presentato, vedrete come va molto nello specifico e indica anche come deve essere fatta non solo la convenzione urbanistica, ma anche la convenzione sociale integrativa, con tutti i criteri già precisi e stabiliti. In più, come diceva la consigliera Celli, c'è anche un emendamento che definisce meglio il punto di housing sociale pubblica e abbiamo introdotta anche una percentuale. Quindi noi siamo tranquilli, siamo arrivati oggi qui con una delibera che raccoglie tutto quello che lo sforzo possibile e immaginabile che fino ad ora hanno fatto le commissioni, gli uffici. Quindi secondo me le opposizioni avrebbero fatto una più bella figura a stare in silenzio.